Ciao a tutti, oggi siamo un po' distanti da quelli che sono i miei canoni, ovvero siamo nel Finalese, siamo in Val Ponci, sto attraversando la valle in questo momento e andiamo a fare un anello tra storia e natura. La partenza è presso questo punto di slargo dove vedete c'è un cartello e ve ne accorgete perché avete proprio la Rocca del Corno davanti a voi. Ecco, qui lasciate la macchina e scendete. Io adesso, infatti, sono sceso, ma inizio già a salire. Questo primo pezzo si svolge tutto in salita nella macchia mediterranea. Infatti si sentono tutti i suoi profumi. Approfitto di questo spiazzo per farvi vedere questi murettini a secco che ogni tanto compaiono. Sono fatti con la pietra locale, la pietra di Finale. Intanto sentite che sono i rocciatori sulle pareti, perché qua è palestra di roccia. E il sentiero, devo dire, in alcuni punti non è che sia proprio evidentissimo, però bisogna capire anche che si muove in mezzo a una macchia mediterranea, per cui anche la traccia non è facile da tenere pulita. Comunque è ben frequentato, quindi non dovrebbero esserci problemi. Per esempio, ci sono dei punti dove bisogna aiutarsi con la corda per salire. Ok, siamo arrivati sulla cima, svoltiamo un attimino a destra invece che a sinistra. Andiamo in un piccolo punto panoramico, c'è questo sentierino in mezzo stranamente alla macchia e ci porta su un punto ancora più panoramico rispetto a dove eravamo poco fa. Da qui abbiamo una bellissima vista sull'altopiano, la Rocca del Corno. Siamo proprio sulla sua cima e noi abbiamo scalato questo scalino. Da questo punto a 250-260 metri sul livello del mare, praticamente sulla Rocca del Corno, ce ne torniamo indietro al bivio di prima e a questa volta continuiamo l'anello proseguendo sulla sinistra. Aggiungo che questa stagione qui, a settembre, ormai la macchia non è più in fiore ed è tutta un po' bruciata dal sole, ma in primavera questo pezzo deve essere bellissimo, perché voi immaginatevi, c'è pieno di piante di cisti. Ne andiamo a vedere una, eccola qua. Ecco, questo qua è un cisto, questo in fiore tappezza tutto questo terrazzo naturale e deve essere veramente uno spettacolo. Questa parte di sentiero è sostanzialmente tutta pianeggiante, ci muoviamo come vedete intorno a me proprio completamente nella macchia mediterranea, però ogni tanto sbuca anche qualche muretto a secco ancora. Guardate com'è impenetrabile, pieno di liane, stracciabraghe, insomma, siamo proprio in una selva. Ci ritroviamo a questo bivio. Noi per continuare l'anello svoltiamo a sinistra, perché vogliamo andare a vedere i ponti romani, quindi mi raccomando, sinistra. Nei pressi della cappella di Portio, noi in concomitanza di un palo scendiamo a destra.
Ed arriviamo così sul fondo valle della Val Ponci, incontrando il primo dei numerosi ponti romani che man mano incontreremo andando avanti sul sentiero. Questo è il Ponte dell'Acqua. E perché ponti romani? Perché di qui passava la via Iulia Augusta. Parti sono state asportate per costruire un edificio che c'è alla base di questo ponte, e quindi i pezzi mancanti li troveremo probabilmente se rompessimo l'intonaco di questo edificio, li troveremo nella parete stessa. In prossimità di questa trincea, vedete, c'è un sentierino che si stacca sulla sinistra. Poi qua c'è anche un cartello, però provenendo dal Ponte dell'Acqua non lo vedete subito. Facciamo una deviazione che è valida anche questa, cioè saliamo e in poco tempo raggiungiamo le cave romane. Questa è la più piccolina e come potete vedere è stata tagliata diagonalmente. Guardate, anche qua si vede proprio le nicchie di dove approfondivano lo scavo. Però la più bella è adesso questa qui. Rimane un po' più nascosta sulla sinistra della cava di prima. Dovete arrampicarvi un attimino nel bosco seguendo la parete rocciosa. Vedete che c'è quella rientranza. Ora noi passiamo di qui, scaliamo e guardate cosa sta per aprirsi davanti ai nostri occhi. Eccola qui. Ma questa rispetto a quella di prima è molto, ma molto più profonda. Guardate quanto mi sto addentrando. Aumentiamo gli ISO, così potete vedere anche voi. E guardate che bella che è questa prospettiva sull'entrata. Ritorniamo sui nostri passi e a questo punto incontriamo dapprima il Ponte delle Vozze. Poi ciò che resta del ponte Sordo ed infine il ponte meglio conservato di tutti, quello delle Fate. Ed è così che attraversando l'ultimo ponte, Ponte delle Fate, chiudiamo il nostro anello. Abbiamo fatto quest'ultimo pezzettino su una strada agricola, possiamo chiamarla così, c'è anche un agriturismo così, qua in fondo, agriturismo Val Ponci. E che dire di questo anello? Sono circa 3 orette, 200 metri di dislivello. Devo purtroppo dire che non è completamente segnato bene, perché ci sono dei punti un po' così. Quindi purtroppo questo lo devo dire. Ci sono dei pannelli illustrativi che in alcuni casi andrebbero un pochettino rivisti. Però è un bel anello interessante. Chi non volesse fare la scalata alla Rocca del Corno potrebbe fare semplicemente all'incontrario questo pezzo qua, tutto pianeggiante, seguendo i ponti in sequenza contraria alla nostra, e magari fare un salto su alle cave romane, perché sono carine da vedere. Ce n'è anche una terza, ma io non mi ricordavo come arrivarci questa volta e quindi non l'abbiamo vista. Ci ho detto, spero che questo video vi sia piaciuto, è un po' diverso dagli altri, me ne rendo conto anch'io ancora prima di averlo montato. Speriamo che vi sia comunque piaciuto. Ciao ciao, alla prossima!